Ieri Ferragosto è stata una giornata impegnativa, tanto caldo ma c'è stata anche la pioggia. Voi come vi siete organizzati e qual è stato il vostro bilancio? Sì, è stata una giornata impegnativa e molto lunga nonostante la pioggia che dopo pranzo ci ha un attimo destabilizzato ma poi è subito terminata. E abbiamo organizzato una festa tema, il tema era i pirati, c'è stata una grossa partecipazione da parte di tutti i nostri clienti, anche i clienti abituali che ogni tanto vengono sono venuti mascherati. E abbiamo anche premiato la maschera più bella con un prosciutto e, e abbiamo offerto a tutti i clienti appena picchio pacchi un po' di musica di sottofondo. Dai. Sono divertiti, hanno fatto tutti i complimenti e sono rimasti veramente molto contenti. Più forti della pioggia dunque? Più forti della pioggia, sì, sì, ma nessuno ha abbandonato la spiaggia nonostante la pioggia, anzi hanno preso, preso l'occasione per come un gavettone naturale e siamo divertiti comunque tutti. Allora, secondo me è stata una giornata alla fine bellissima perché comunque abbiamo avuto tante partecipazioni, nessuno ha mollato fino alla fine. Infatti eravamo pienissimi a pranzo, è stato bello verso le tre quando c'è stata la prima ondata di pioggia, vedere tutti ballare sotto la pioggia, addirittura qualcuno mangiare sotto la pioggia e non fermarsi, quindi questa gran voglia di divertirsi, di stare insieme, forse dovuti anche dai due anni di reclusione che abbiamo avuto e quindi no, è stata comunque una bella giornata alternativa, un ferragosto bagnato, ma comunque molto molto bello e divertente e allegro. Quindi abbiamo avuto poi anche tanta gente fino a cena, e, insomma fino a luna di notte è stata una giornata veramente bella e piena. a metà pomeriggio ci è rovinata un po' di pioggia. Per come avevano messo le previsioni, possiamo dirci chiaramente soddisfatti. La gente si è divertita, ha ballato fino a verso le, le 16-17 e poi sono andati a casa. Considerando che abbiamo una clientela diciamo, di famiglie, è stata più che sufficiente. Avete cercato di organizzarvi anche attraverso un po' di musica per far divertire chiunque? Chiaramente, la musica ci vuole sempre, senza musica, la gente non si diverte. Qualche bicchiere di più, un po' di musica, il gioco è fatto. Gli ingredienti sono pochi. E tanta gente, soprattutto anche sotto gli ombrelloni. Sì, diciamo mancava di più il pesarese, che sappiamo che la tradizione a Ferragosto vanno più all'interno, però abbiamo avuto dei turisti, quindi gente di passaggio che veniva da fuori, quindi abbiamo riempito ugualmente. È andata, si può dire benissimo, da 1 a 100 è andata a 99, perché il tempo fortunatamente si è rovinato, si è guastato verso la fine, quindi. Tutto positivo molto positivo diciamo per organizzare un po di musica purtroppo ha cominciato a piovere avevo tutta la cosa all'esterno quindi non ho potuto, potuto fare niente di diverso ecco. per quanto riguarda invece la gente e la clientela che è giunta qui per pranzo e cena che bilancio ha fatto io penso positivo perché da quello che mi hanno raccontato è andato tutti bene quindi penso per loro positivo per me è stato positivo spero anche per la clientela